Cremonese e Sampdoria sicuramente hanno due progetti solidi, hanno continuità perché Pirlo e Stroppa comunque garantiscono continuità, e Stroppa soprattutto è un allenatore che sa come si vincono i campionati di Serie B, e quindi è un allenatore giusto per la categoria, come ovviamente sono tutti giusti, però lui ecco giusto per poter partire veramente con l'intenzione di salire. La Sampdoria è solida a compirlo e rispetto all'anno scorso probabilmente anche forse un po' più assestata. Palermo è una piazza importante, è una piazza che ha preso anche comunque un allenatore importante, perché Dionisi, io vorrei far notare che Dionisi l'anno scorso è stato l'unico ad andare a vincere a San Siro contro l'Inter. Comunque un allenatore che esprime bel calcio, è un allenatore preparato. Bisogna vedere che tipo di mercato farà il Palermo, ma mi pare che comunque sia per i nomi che circolano e sia per quello che si sente dire dovrebbe essere comunque un mercato importante, quindi insomma queste tre sicuramente sì, il Bari ti ripeto quello che era stato vero, ovvero la tra virgolette depressione, lo shock per la mancata promozione e quest'anno può essere dall'altro lato, cioè l'entusiasmo per la salvezza comunque arrivati in un momento complicato può essere veramente una molla per ripartire forte e dare un segnale. Quindi sono anche queste delle situazioni diverse tra di loro, ma comunque tutte e quattro credo che abbiano delle opportunità importanti. Sicuramente il Palermo riparte con delle pedine nuove, perché comunque quando tu pigli un allenatore, come dicevo prima, è importante come Dionisi, un direttore sportivo come De Sandis, che comunque ha dimostrato di saper costruire, no, squadre. Ecco, sicuramente le aspettative non possono che essere alte.